Benvenuti in questo reupload. In questi video, un pre-roll per NordVPN che, come tanti di voi, sponsorizza da anni i miei canali, vale la pena. Sì, continuo a migliorare i mezzi professionali che finalmente ho, ma guardate cosa accade quando vi aggiungiamo collaboratori e... i loro. Quindi, ragazzi, questo è il codice per ottenere sconti e promozioni sotto il mio nome e... insomma... Vogliamo che Goober, Laudret, MD, Camilla, Flefa, Lami e gli altri che incredibilmente lavorano con e per me abbiano ogni tanto un foro nella cantina che faccia passare quantomeno un raggio di sole? Codice Sabaku. Per aggiungere ancor più etica, però, prima della live ricaricata e appunto migliorata, due parole. Sottoscrivere una VPN oggi è qualcosa che equivale quasi al vestirsi per uscire di casa. E Nord è un'azienda di cybersecurity che le cose le fa per bene. Altrimenti, con tutto il rispetto, non sarebbe stata qui. Quindi, piuttosto che fare il pippone sulla threat protection, dati l'assicuro, l'evitare pubblicità invasive, l'anti-malware e cosine sparse come i server offuscati e quelle didascalie da servizio, che contano certamente, semplifico. La uso da sempre. Anche nel passato in cui avevo paura di rallentare le mie submediocri linee internet. E da oggi, con un solo account, si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. Quindi, un sabacco è per tutti! Buon recupero, o bis, della live, ragazzi. Ieri, senza fare commenti perché ero piuttosto coinvolto e sconvolto, sono andato a curiosare nei dati di gioco e c'era qualcosa che, tra le altre cose, non mi aspettavo in quel modo. Non mi aspettavo quel tipo di interazione, non mi aspettavo quel tipo di manomissione soprattutto. La manomissione dei salvataggi è davvero, 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 davvero qualcosa che non doveva accadere nella mia testa. Cioè ero convinto, ero completamente spontaneo nell'andare a caricare la partita e dire ok, d'accordo, ho dato un po' di corda al new game plus. Adesso andiamo qua a... oh, fuck. Quindi è qualcosa... di sorprendente in un meta aspettato, in un meta che comunque faceva parte del pregresso che conoscevo. Detto questo, ci apriamo questo, cioè ci apriamo la cartella, così che potremo controllare se cambia qualcosa. In italiano c'è un piccolo demone dentro ognuno di noi. Al di sotto della loro percezione prefabbricata, la loro realtà artificiale, vi è un contorto intricato miscuglio di paura, disgusto, giudizio, elitismo, insicurezza. Tutti si dimenano per sfuggire alla debole presa del loro padrone, penetrando in ogni minuscola fessura che riescono a trovare. Nella loro forza di volontà, che sottrae loro ogni motivazione e desiderio, nel loro stomaco, che li costringe ad annegare i propri sensi di colpa nel cibo di conforto, o in uno squarcio appena aperto sulla loro pelle, nascosto solo dalle maniche di una nuova camicia carina. Una massa così deplorevole e intricata è già presente in ognuno di loro. Ecco perché ho scelto di non incolparmi per le loro azioni. L'unica cosa che ho fatto è stato sciogliere il nodo. La più grande... psicopatica paraculata che abbia mai letto. Almeno Hannibal Lecter aveva la dignità di essere consapevole delle proprie azioni e delle sue conseguenze e delle loro conseguenze. Perché all'interno di un file di testo nel software io ho la percezione che la narrazione voglia farci ovviamente arrivare al punto in cui Monica, yandere totale, ha a che fare con noi, con il giocatore, con colui il quale sta usufruendo di quel racconto. Però non... Se vogliamo veramente raccontarci il meta, se vogliamo veramente arrivare fuori dallo schermo, io posso ignorarla, io posso smettere di giocare ad occhi d'occhio, posso andarmene a fare quello che voglio. Salvo che la presunzione sia la mia affezione nei confronti degli altri personaggi che ho desiderio di proteggere e di ritrovare. Quello ha senso. Quello ha senso.
quello ha certamente senso. Va bene. Non mi aspettavo già un nuovo file. Ok. Tutto tranquillo. Questo è troppo complesso. Questo è troppo complesso. Restart top context. Serve a Sayori. Ma sì. Mi state facendo venire voglia di creare io un emote degli spiritelli. Pensatela. Vabbè, scusate. Va bene, quindi qui decide. Però an uncooked expression occurred. Qual è? Cioè, qual è l'eccezione non colta? Non il suicidio. Va bene, teniamo aperta questa cartella. Ogni tanto facciamo un bel F5. Gioca. Non mi aspettavo un inizio così interessante. Bentornati. Sapete qual è una cosa che mi sta colpendo moltissimo? Che io ero, al di là del fatto, appunto, dell'introduzione che ho fatto sui miei rapporti con il genere. Sono tutte? Sono tutte unite? No, manca Sayori. Sayori non c'è proprio. Quando finiremo il gioco con una fine terribile per Natsuki, probabilmente ci sarà Monica anche qui. Bisogna fare tutte le route per far sovrascrivere le persone? Io mi aspettavo di appassionarmi all'analisi di questo momento storico del green light, ok? Dell'indie development, del free to play che introduce un colpo di scena creativo in una stagnazione di un genere che comunque stava nella sua nicchia e ha provato a essere preso in giro, tra virgolette, appunto Madoka Magica and Company, la decostruzione, no? E quindi l'avrei analizzata con un certo interesse e sicuramente con un coinvolgimento, ma di essere stupito non me lo aspettavo per nulla, onestamente. Per nulla. Vediamo. Comincia il percorso affettivo verso la nostra tsundere. Sono pronto. Come sempre, privo di liquidi con cui idratarmi, ma va bene. Stai cercando qualcosa? Oh. Quindi un vero appassionato che si coinvolge appieno nell'opera deve fare delle nuove partite resettando tutto per vedere i normali route. Chiaro. Chiaro, chiaro. Fottuta Monica! Non rimette mai a posto la mia roba. Che senso ha tenere ordinata la tua collezione se poi arriva qualcuno a mettertela sottosopra? Natsuki fa scorrere un mucchio di libri e scatole lungo lo scaffale. Manga. Leggi manga, giusto? Ah, qualche volta. I manga sono una di quelle cose che non puoi ammettere che ti piacciono finché non capisci cosa ne pensa l'altra persona. E hai 14 anni, perché altrimenti. Però sì, va bene. Come lo sai comunque? Ti ho sentito accennarlo l'altro giorno. E in ogni caso ce l'hai praticamente scritto in faccia. Cosa dovrebbe significare? Capisco. Al lato di uno degli scaffali c'è un volumetto tutto solo soletto in mezzo ad alcuni libri. Per curiosità lo tiro fuori dal mucchio. Eccolo qui! Natsuki me lo strappa via dalle mani. Si gira verso un cofanetto manga e lo infila in mezzo agli altri. Ah, così va meglio. Vedere un cofanetto con un solo volume mancante è probabilmente la cosa più irritante del mondo. Ah, dovresti vedere come stampavano Panini and Company manga di diverse dimensioni e con grafiche cangianti in base a quando gli girava un po' la cosa. Ti capisco.
Osservo più da vicino il cofanetto che sta rimandando, che sta rimirando. Perfect Girls? È una serie di cui non avevo mai sentito parlare prima d'ora. Forse vuol dire che faccio parte del suo pubblico di riferimento, o più semplicemente che è orribile. Se hai intenzione di giudicare, fallo pure fuori da quella porta. Indica la porta del club. Ehi, io non stavo giudicando un bel niente. Non ho detto proprio nulla. Non mi piace il tono con cui l'hai detto. Ma ti dirò una cosa, Sab. Però è contenta mentre dice... E non giudicare un libro. Infatti... Natsuki tira fuori dalla scatola il primo volume di Perfect Girls. Ora ti mostrerò il perché. Mi piazza il volumetto tra le mani. Ah, fisto la copertina. Mostra quattro ragazze in pose vivaci femminili che indossano vestiti colorati. È estremamente moe. Non restare lì impalato. Ah! Natsuki mi afferra il braccio e mi tira fuori dal ripostiglio. Dopodiché si siede contro il muro, sotto il davanzale della finestra. Mi fa cenno di sedermi per terra accanto a lei. Non sarebbe più comodo sederci su delle sedie? Prendo posto vicino a lei. Le sedie non vanno bene. Non riusciremo a leggere insieme altrimenti. Come mai? Ah, immagino che così sia più facile stare vicini. Non dire queste cose! Farei sentire strana così. Natsuki incrocia le braccia e si sposta un paio di centimetri più in là. Scusa. Devo dire però che non mi aspettavo di sedermi così vicino a lei. Non che sia una cosa particolarmente brutta. Apro il volume. Passano solo pochi secondi prima che Natsuki si avvicini di nuovo a me, guadagnando spazio mentre spera di non farsi notare. Riesco a vederla sbirciare oltre la mia spalla, molto più impaziente di me di iniziare la lettura. Caspita, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ho letto l'inizio? Non ti capita di sfogliare i vecchi volumi ogni tanto? Ma in realtà no. Magari mi capita di farlo dopo aver finito tutto il manga. Ehi, ma stai leggendo o no? Oh, certo che sì, ma non è ancora successo nulla di importante, quindi... Posso parlare con lei allo stesso tempo? Certo che sì, ma non è ancora successo nulla di importante, quindi posso parlare con lei allo stesso tempo. Sembra racconti di un gruppo di amiche al liceo. Un tipico manga slice of life. Ormai ho abbandonato questo genere, dato che raramente riesce a intrattenermi abbastanza da compensare la mancanza di trama. Sicura che non ti stai annoiando? Sì, sono sicura. Anche se non stai facendo altro che guardarmi mentre leggo? Sab, santo cielo, una delle cose più belle della condivisione è partecipare al coinvolgimento altrui e a qualunque microespressione possa generare la sua esperienza. Poi ci sono i cani maledetti che si distraggono, non capiscono, non comprendono o non sono presenti, ma quello è un altro discorso e vanno completamente cancellati dalla faccia del multiverso. Beh, a me sta bene. Se lo dici tu. Penso sia divertente condividere con un'altra persona qualcosa che ti piace. Sono davvero felice quando riesco a convincere qualche mio amico a guardare una serie che mi è piaciuta. Capisci cosa voglio dire? Eh? Mm? No? Non... Beh, non saprei. Che intendi? Non presti i manga alle tue amiche? Potresti evitare di girare il dito nella piaga? Dannazione. Oh, scusa. Pff. Come se potessi far leggere questa roba alle mie amiche. Pensano che i manga siano per bambini. Non posso neanche accennare a parlarne, che subito iniziano a dire cose del tipo «Eh? Non hai ancora superato quella fase?» Mi fanno venire voglia di prenderle a pugni in faccia. Ma tu per ora sei la più equilibrata, non ti preoccupare. Ugh, conosco quel tipo di persone. In tutta onestà è difficile trovare amici che non ti giudichino, ancor meno trovarne altri con i tuoi stessi interessi. Sono già un po' sfigato di mio, quindi credo che col tempo mi sia avvicinato ad altri sfigati come me. Ma forse questo è più difficile per una come te. Ah? Huh? Sì, è corretto, più o meno. Aspetta, a quale parte si riferisce? Voglio dire, sento di non poterli tenere nemmeno in camera mia.
Ok. Quindi mio padre mi ammazzerebbe di botte se ritrovasse. Almeno qui nell'aula del club sono al sicuro. Se non fosse che Monica sta facendo un po' la stronza. Non posso proprio averla vinta, vero? Beh, alla fine sei stata comunque ricompensata, non trovi? Cioè, ora sono qui e sto leggendo il tuo manga. Beh, non che questo risolva ogni mio problema. Forse. Ma almeno ti stai divertendo, no? E quindi? Ora piantala, maledizione. Puoi continuare a leggere, sì o no? Va bene, va bene. Volto pagina. Il tempo passa. Natsuki è stranamente tranquilla. Le lancio uno sguardo. Sembra che si stia per addormentare. Ehi, Natsuki? Sì? All'improvviso si accascia su di me. Ehi! Vabbè, ma questa non è una cosa particolarmente scioccante. Succede sempre. Nel senso, le ragazze lo fanno. Ok. Questa è un'intrusione di continuity. Natsuki, stai bene? Ecco. Monica fruga nella sua borsa e tira fuori una sorta di barretta proteica. La lancia in direzione di Natsuki. Tutto d'un tratto, gli occhi di Natsuki tornano a illuminarsi. Si avventa sulla barretta proteica e ne strappa via la carta in un istante. Ti ho detto di non darmi... Senza nemmeno finire la frase, se la infila tutta in bocca. Non preoccuparti, Sab. Sta bene. È una cosa che le succede di tanto in tanto. Va bene. Ah, ok, ok. Era strano in effetti che con quel coinvolgimento e anche un po' di tensione emotiva si fosse accasciata. Ha avuto un calo di pressione. Sì, anche qua è tutto zozzino. Ma non c'è modo di... È per questo che tengo sempre in borsa uno snack per lei. A ogni modo, perché non iniziamo a scambiarci le poesie? Dovrei iniziare con Monica. Ieri sembrava così emozionata all'idea di leggere la mia poesia e voglio farle sapere che mi sto impegnando. Ciao, Sab. Allora, ti stai divertendo? Ah, sì. Bene, sono lieta di sentirtelo dire. Dato che sei nuovo, comunque, se mai avessi qualche suggerimento per il club... Sono tutte orecchie. Sembra un po' qualcosa che scriverebbe Natsuki. E anche lei è brava a scrivere. Per cui prendilo come un complimento. Se lo dici tu. Eh già. Se sei interessato a Natsuki, ricordati di portare sempre uno snack con te. Ti resterà incollata come un cucciolo. Ah, ah. Suo padre non le dà mai i soldi per il pranzo e non le lascia mai del cibo in casa, quindi è quasi sempre di pessimo umore. Ma ogni tanto finisce per perdere tutte le forze. Come poco fa. È solo un'ipotesi, ma credo che la sua bassa statura sia dovuta alla malnutrizione che interferisce con la sua crescita. Credo sia una puttanata, Monica, ma... Al di là dell'idiozia, sto decisamente comprendendo il tuo comportamento e soprattutto la tua consapevolezza e il modo in cui ti stai approcciando più al giocatore che a Sab, che sta ovviamente esperendo una sorta di...
simulatore di relazione. Oh, beh, c'è anche chi preferisce le ragazze bassine. No, è il contrario, Monica. C'è anche chi preferisce le ragazze alte. Cioè, la percentuale funziona al contrario. Scusa, stavo solo cercando di guardare il lato positivo. Comunque, ti va di leggere la mia poesia? Tranquillo, non sono molto brava. Sembri piuttosto sicura di te per una che dice di non essere molto brava. Perché devo sembrare sicura di me. Anche se non vuol dire che lo sia sempre. Capisco. Vediamo un po'. Buco nel muro. Ma lui non mi stava guardando. Confusa, freneticamente mi guardo attorno. Ma i miei occhi bruciati non riescono più a vedere i colori. Ci sono altri in questa stanza? Stanno parlando? O sono solo delle poesie su piatti fogli di carta? Il suono di un frenetico scarabocchio starà giocando un brutto scherzo alle mie orecchie? La stanza inizia ad accartocciarsi, avvicinandosi a me. L'aria che respiro si dissipa prima che possa raggiungere i miei polmoni. Vado nel panico. Deve esserci una via d'uscita. È proprio lì. Lui è proprio lì. Inghiottendo le mie paure, brandisco la mia penna. Allora, cosa ne pensi? Vedo che hai usato un verso libero, se è così che si chiama. Ok, questo lo conosciamo. Recentemente hai avuto un'illuminazione che ha influenzato le tue poesie? Ah. Stai floweggiando? Sì, qualcosa del genere. Ok, iniziamo con quello che non mi piace. Innanzitutto... Natsuki rilegge la poesia. Non importa, non mi va di darti la mia opinione. E allora che senso ha leggere quello che scrivono gli altri? Mi sono impegnato a scrivere qualcosa quando avrei potuto fare altro. E poi ricordi quando ti ho detto che volevo che tu leggessi le... Quando volevo leggere le tue? È ciò che avevo per la testa mentre scrivevo. Voglio farti sentire abbastanza a tuo agio da voler condividere con me i tuoi lavori. Come ha detto Monica. Mi sentirei più a mio agio a farti leggere la mia poesia se la tua facesse schifo. Avresti dovuto mostrarmi qualche stupida poesia, così avrei potuto dirti: non è niente di che. Ora lascia che ti mostri cos'è la vera letteratura. Che poi immagino ci possano essere. Cioè, essendo una visual novel, tutto il lavoro si dedica alle varie ramificazioni e dettagli. Fuori. Quindi presumo. Voglio credere che anche scegliendo il route di Natsuki, lei possa trovare sgradevole, tra virgolette, o comunque non nel gusto suo ciò che scrivi, se ti dedichi ad altro, no? E invece hai rovinato tutto. Spero tu sei felice adesso. Quindi in breve mi stai dicendo che ti è piaciuta? La risposta di Natsuki le rimane in gola. Sei proprio... Tu non capisci niente. Te l'ho già detto, non c'è bisogno di urlarlo ai quattro venti come se tu fossi chissà chi. Sono certo che questa sia la prima volta che te lo sento dire. Lo dico più che altro a me stesso. Natsuki deve odiarmi davvero tanto. Non riesco a capire se il fatto che le piace la mia poesia sia un bene o un male. Ah! Cosa importante, anche per classiche condivisioni di esperienza di vita. Che ci rende tutti all'interno del ciclo dell'esistenza, comunque purtroppo e per fortuna, non una hive mind, no? Non abbiamo un pregresso distinto culturale, genetico di memoria. Non possiamo, le esperienze di vita dell'essere umano sono diverse, ma contemporaneamente le stesse, ok? I point of interest dell'esistenza sono sempre gli stessi. Con eccezioni
eccetera, eccetera, eccetera. Se ne dovrebbe parlare per una mezz'oretta piena, 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 ma non dedichiamo mezz'ora a questo. Ma una cosa vera, una cosa di cui è difficile poter fare alcun tipo di approccio a confutarlo, non si può negare che da piccoli, quindi in piena loro età, proprio in questa bolla di, diciamo, 14, ma anche francamente 17-18 anni, ma piena, ma forse anche verso i 20, a seconda della propria esperienza di vita e a quel punto rapporti, eccetera, 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 ma tra 14-16, in quella bolla, tu non puoi, non hai nessuno strumento nell'adolescenza per tradurre la tsundere, eh? Cioè, sei fottuto, lei è fottuta, tutti sono fottuti. Cioè, non puoi pensare, si comporta così perché le piaccio. Cioè, è proprio, ti manca completamente la consapevolezza. E quindi è un dramma. È un dramma. Quindi è perfettamente comprensibile. Non riesco a capire se il fatto che le piaccia la mia poesia sia un bene o un male. E poi, tra l'altro, sono sempre tutte arrossite, costantemente imbarazzate. Ogni clip sono loro che trattengono il rossone del viso. A ogni modo, devi ancora mostrarmi la tua, giusto? E va bene. Ma solo perché Monica mi obbligherebbe comunque. Questa è dolcissima, ma mi farà sempre ridere. Mi fa sempre ridere tantissimo. Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuta. Mi piace. Che? Non mentire. Non sto mentendo. Perché sei convinta che non mi possa piacere? Beh, perché sì! A scuola tutti pensano che per scrivere delle poesie sia necessario essere raffinati. Quindi la gente non prende sul serio ciò che scrivo. Ma non è proprio quello il punto di scrivere una poesia? Essere liberi di esprimere se stesse? Lo stile non compromette il significato. Sì, esatto. Ok. Ok, qui ci siamo. Passa un minuto, molto più di tempo di quanto le serva per finire di leggere. Oh, scusa. Mi sono dimenticata di iniziare a parlare. Questa l'abbiamo già vissuta come sorta di analisi traumatica della nostra incompetenza. Se ve lo stesse chiedendo? No, lo so, è bellissimo, abbiamo avuto un'osmosi. Lo so che esiste il Salta, ma io voglio rileggere tutto. Ho bisogno anche di assimilare molto i replay per ricomprendere meglio alcuni dettagli dei personaggi, che semplici che siano, comunque mi fa piacere avere più scolpiti in testa, anche per poter fare analisi e chiacchiere migliori. Quindi preferisco leggere con la mente molto velocemente e non mi serve verificare la presenza di cambiamenti, perché i cambiamenti so che il gioco me li evidenzierebbe stoppando il Salta. Però, cioè, non voglio saltare, voglio leggere molto velocemente, ma questo non implica la superficialità di skippare, perché tanto adesso andiamo alle cose nuove. No, è un'esperienza completa.
Ok, è la stessa anche per lei. E con lei dovrei aver finito. Mi guardo intorno. È stato un po' più stressante di quanto avevo previsto. È come se mi stessero tutte giudicando per le mie mediocri abilità di scrittura. Ok. Anche se stanno solo cercando di essere gentili, non c'è modo che le mie poesie possano essere paragonabili alle loro. È un club di letteratura, dopo tutto. Sospiro. Credo che questo sia ciò in cui mi sono cacciato da solo. Dall'altra parte della stanza, Monica scrive qualcosa sul suo quaderno. I miei occhi si posano su Yuri e Natsuki. Si scambiano cautamente dei fogli, condividendo l'una con l'altra le loro poesie. Nel mentre che leggono, osservo cambiare le loro espressioni. Natsuki aggrotta le sopracciglia per la frustrazione. Allo stesso tempo, Yuri accenna un mesto sorriso. Ma che roba è questo linguaggio? Eh? Hai detto qualcosa? No, non è niente. Natsuki, in modo sprezzante, le restituisce la poesia con una mano sola. Suppongo si possa dire che sia elaborato. Grazie. La tua è carina. Carina? Non credevo ti fossi così impegnata a far colpo sul nuovo arrivato, Yuri. Non era quello che... Sei soltanto... Yuri si alza a sua volta. Sei soltanto invidiosa del fatto che Sam preferisca i miei consigli ai tuoi. E stavolta non c'è Sayori che si ferma... Come no? E come fai a sapere che non ha apprezzato di più i miei? Sei presuntuosa a tal punto? Io... no! Se davvero fossi presuntuosa, mi darei da fare apposta per rendere esageratamente carina ogni cosa che faccio! Disse mentre si piegava tipo Jojo. Beh, sai cosa? Non sono io quella a cui le tette sono magicamente cresciute di una taglia non appena Sam è entrato nel club. Natsuki! Sì. Eccoci, Natsuki, forse stai un po'... Non ti mischiare! Prendersela con gli altri in quel modo a causa delle tue insicurezze. Non fa altro che dimostrare quanto sei infantile, Natsuki, sia dentro che fuori. Io? Ma senti chi parla, la puttanella che gioca a fare l'alternativa! Alternativa? Scusa se il mio stile di vita è troppo difficile da comprendere per qualcuno con la tua età mentale, merda! Vedi? È la riprova di ciò che dico! Sai com'è? A differenza tua, le persone iniziano a maturare già dopo la scuola media. Se vuoi dimostrare qualcosa, allora smettere di tormentare gli altri col tuo atteggiamento nauseante. Pensi di poter compensare la tua natura maligna con vestiti carini e comportamenti adorabili. L'unica cosa che fa tenerezza di te è vederti fare così tanti sforzi per nasconderla. Cavolo, fa attenzione con le battute taglienti. Stai attenta a te. O finirei per ferirti da sola. Ah, chiedo scusa. Già lo fai, non è vero? Mi hai appena accusata di tagliarmi? Che cazzo di problemi hai? Sì, brava, continua. Fai sentire a Sam tutto ciò che pensi veramente. Sono sicura che dopo cadrà ai tuoi piedi. Ah. All'improvviso Yuri si gira verso di me, come se avesse appena notato che ero lì. Sam!
sta solo provando a mettermi in cattiva luce. Non è vero. Ha cominciato lei. Cazzo, è fighissimo. Dimmi. Prego. Ehi, Sab. Perché non andiamo un attimo fuori? Che ne dici? Come ho fatto a lasciarmi trascinare in questa situazione? Non che ne capisca granché di scrittura. Ma chiunque sia la persona che deciderà che deciderò di appoggiare probabilmente mi stimerà maggiormente per questo. Ah, ok, è lo stesso dialogo originale. Solo che era andato molto peggio. Molto peggio. Mi dispiace per prima. Non avrebbe dovuto tentare di trascinarti in mezzo. Probabilmente è meglio se noi ne restiamo fuori. Torneremo dentro una volta che avranno finito di urlarsi contro. Che brava presidentessa che sono, eh? Non riesco neanche a confrontarmi come si deve con i membri del mio club. A volte vorrei essere solo un po' più decisa. No, certo. Tu sei una manipolatrice. Non ti imponi sugli altri. Mi capisci, vero? Comunque, se questo ti ha fatto passare la voglia di stare con le altre, non fa nulla. Piuttosto, mi farebbe piacere se passassi un po' più di tempo con me. All'improvviso, Natsuki esce dall'aula correndo. Oh! Oh no! Oddio! Oh cavolo. Beh, pare abbiano finito. Non volevo. Yuri, seduta al suo posto, si dondola davanti e avanti e indietro con le mani sulla fronte. Yuri? Non volevo! Va bene. Senso di colpa isterico, praticamente. Ti credo. Non ho idea di cosa Yuri abbia detto a Natsuki. Ho fatto. Sab, ti prego, non odiarmi. Ti prego, non sono così. Oggi c'è qualcosa che non va in me. Va tutto bene, Yuri. Sappiamo che non volevi. In ogni caso sono sicura che per domani Natsuki avrà già dimenticato tutto. Sì, è un chihuahua. Proprio...
proprio tutto. Comunque l'incontro è terminato, potete anche andare a casa se volete. Yuri mi guarda come se volesse dire qualcosa, ma continua a lanciare occhiate a Monica. Puoi andare prima tu, Monica. Vorrei rimanere qui un altro po'. Sono la presidentessa, quindi dovrei essere io l'ultima a uscire. Come Schettino. Aspetterò che abbiate finito. Beh, io sono la vicepresidentessa, quindi... Per favore, lascia che oggi sia io ad assumermi questa responsabilità. Sembra che tu non mi voglia tra i piedi, Yuri. Non è quello il punto! Non è quello, è solo che... Non ho avuto la possibilità di parlare del mio libro con Sab. Potrebbe essere un po' imbarazzante con te che ascolti. Oh, a quanto pare non ho proprio altra scelta, vero? Calma. Mi dispiace di avervi causato problemi. Lo sapevo, io lo sapevo! Che lo sapevo che la scelta non era andare via. Fatemi mangiare un pistacchio. Allora, sorprendentemente viene una gran voglia di giocarlo normalmente la prima volta con altri percorsi. Cosa che pensavo mi avrebbe stuccato la testa immediatamente, invece no. Invece no. Ne ho una genuina voglia. Allora. Scusate se smangiucchio qualcosa, ma sono giornate in cui devo fare così, altrimenti finisco per crashare. Bellissimo. È fatta. Anime gemelle, ragazzi. No, vivace! Devo dire una cosa più scema. Doki doki. Kawaii. Zucchero. Direi.
Allora, facciamo qualche chiacchierata breve su a dei dettagli che stiamo notando. Ora riprenderò a leggere, specialmente ogni dialogo nuovo. Eccoci qua. Sub non riceve nessuna influenza aliena. Noi continuiamo a essere i protagonisti. Sub non sente l'invasione di Monica. Non può percepire la differenza tra averla nel background e nel foreground. Non ha nessuna attiva coscienza di alcuna stranezza. Ok? Nessuna. Noi percepiamo. E questa è una cosa molto importante, in realtà. Poi, ovviamente, penso che Natsuki abbia avuto qualche manipolazione meta invasiva, a differenza di Yuri, che invece probabilmente ha solo avuto un chit chat. Scusa? Renpi, sempre Renpi, eh? Questi sono dati veri, però. Ok, Renpi è il motore di gioco usato per il 99% delle visual novel. Grazie, grazie, grazie. Che odio. Non posso fare niente. Niente di niente. Non importa quante volte tu ci giochi, è sempre la stessa storia. Sarebbe davvero, davvero facile suicidarmi adesso. Ma ciò significherebbe non poter più parlare con te. Tutto quello che desidero è fartele odiare. Perché è così difficile? Che c'è? Perché mi guardate così? Natsuki, a proposito di ieri, io volevo scusarmi. Brava. Giuro che non pensavo nulla di ciò che ho detto. D'ora in avanti farò del mio meglio per mantenere la calma. Per cui, Yuri, ma di che diavolo stai parlando? Cosa è successo ieri? Accidenti. Qualsiasi cosa che ti passi per la testa, sono sicura che non è nulla. Non mi pare sia successo niente di male. Sei quel tipo di persona che si preoccupa troppo per delle sciocchezze, vero? Ma come sarebbe il dialogo qua originariamente? Accetto le tue scuse comunque se questo ti aiuta a sentirti meglio. A parte ciò è bellissimo sentirtelo dire, visto che temevo mi odiassi segretamente. No, certo che no, non ti odio. Sei un po' strana, ma non ti odio neanche io. Natsuki si volta verso di me. Tu sei ancora in prova, invece. Ehi! Tutto a un tratto la porta si spalanca. Chiedo scusa! Mi dispiace tantissimo. Ah, il piano? Esatto. Visto che i tuoi complimenti mi hanno messa di buon umore, mi chiedevo se oggi ti andasse di passare un po' di tempo con me. E volevo dire, qui nel club. Ah, penso di sì. Non posso dirti di no, non dopo che mi hai dato quel libro. Ma prima vorrei assicurarmi che Natsuki non mi stia aspettando. Quando ieri abbiamo finito di leggere, lei... Sta bene. Si è messa a leggere laggiù, vedi? Non preoccuparti troppo per lei. È abituata a essere ignorata. Dai, andiamo di là.
Non capisco. In che modo? In quale... Non può essere Monica. Non può essere Monica a scrivere quei file. Non può essere Monica. Se Monica volesse tanto che noi le odiassimo, non avrebbe resettato la memoria di Natsuki. La situazione sarebbe degenerata, avremmo visto tutte le ombre che avevano da nascondere queste persone, anche caratterialmente, altrimenti cosa le resetti la memoria a fare? Tutto punta all'avere Monica che sta manomettendo e scrivendo, e plausibilmente è lei. Ma non è chiaro il perché cancellare la memoria di Natsuki se vuole in qualche modo che noi ci stufiamo, ci stucchiamo e smettiamo di scegliere chiunque all'interno di questo club che non sia lei. Cosa che non ci è ancora neanche concessa come scelta, a dire il vero. Non è neanche presente nelle opzioni per il affiatamento delle poesie. Il ritratto di Markov. Sulla copertina è raffigurato un occhio dall'aspetto sinistro. Praticamente parla di un campo religioso che viene trasformato in una prigione in cui fanno esperimenti sugli umani. E le persone intrappolate lì dentro possiedono una particolarità che le trasforma in macchine omicidi assetate di sangue. Ma la situazione peggiora e iniziano a far riprodurre selettivamente le persone amputando i loro arti e fissandole a... Oh, potrei aver fatto qualche spoiler. Ma in ogni caso mi piace davvero. Il libro, intendo. Non devi specificarlo! Yuri! Non devi specificare che preferisci il libro e il suo racconto a impalare persone amputate utilizzandole come farm genetiche. Credo sia nel sottinteso. Non la cosa degli arti, e piuttosto... piuttosto cupo, no? Da come la stava descrivendo Yuri sembrava una storia tranquilla, perciò non mi aspettavo affatto una svolta di questo tipo. Ah, non ti piace questo genere, Sab? No, non si tratta di quello. Voglio dire, so apprezzare questo tipo di storia, quindi non preoccuparti. Lo spero. Già, mi era completamente passato di mente che a Yuri piacessero queste cose. In apparenza è molto timida e chiusa. Ma nella sua mente le cose sembrano essere decisamente differenti. È solo che questo è il tipo di storia che ti spinge a vedere la vita da una prospettiva del tutto diversa. Quando accadono cose orribili non è solo perché qualcuno vuole essere cattivo, ma perché il mondo è pieno di persone orribili e noi siamo comunque tutti inutili. Sto sproloquiando, vero? Non di nuovo, scusami. Non c'è bisogno di scusarsi. Non mi stavi annoiando. Beh, d'accordo, ma penso di doverti far sapere che ho questo problema. Quando lascio che i miei pensieri vengano invasi dai libri e dalla scrittura. Tu guarda che è diventato gameplay la cronologia. No, non è scritta. Finisco per non prestare più attenzione ad altre persone. Fuck. Il mio corpo? Il tuo corpo cosa? Quindi mi dispiace se finisco col dire qualcosa di strano. E ti prego di fermarmi se inizio a parlare troppo. Ma, sul serio, non ti devi preoccupare. Significa solo che la lettura ti appassiona davvero tanto. What? Cosa? Scusate. Ok. Pardon. Ok. Allora, queste live sono interessanti. Ma va bene. Va bene. D'accordo, va bene così. Ok.
Devo stare attento, mi sa. È un club di letteratura, dopo tutto. Ah, beh, sì, è vero. In effetti... Scusa, era Sab. Dovrei iniziare a leggerlo anch'io, giusto? Sì. Cioè, non sei obbligato, ma... Ma come? Fammi prendere il libro. Recupero in fretta il libro che avevo lasciato dalla borsa. Bene, ti dispiace se mi siedo qui. Mi siedo accanto a Yuri. Niente affatto. Sicura? Sembri un po' in ansia. È che... Scusami. Non è che non voglia che tu ti sieda qui. È solo che non sono abituata a leggere in compagnia di qualcuno, intendo. Capisco. Allora avvertimi se finisco per distrarti. Sto facendo la voce troppo... Sab è un po' meno... sto facendo... No. Meno. Sab non è... Ci penso io, piccola. No, no. Sab è un po'... Lì. Appeso. Nel senso... Oddio, è tutto così difficile! Allora, va bene. Apro il libro e inizio a leggere il prologo. Presto capisco cosa voleva dire Yuri quando parlava di leggere in compagnia. È come se sentissi la sua presenza al mio fianco mentre leggo. Non è una brutta sensazione. Forse può distrarre un po', ma è rassicurante in un certo senso. Riesco a vedere Yuri con la coda dell'occhio. Mi rendo conto che non sta guardando il suo libro. Do una rapida occhiata. Sembra piuttosto che stia leggendo dal mio. Scusa, mi stavo... Yuri, certo che ti scusi spesso, eh? Sul serio? Non volevo. Scusa, esatto. Scusa. Cioè, voglio dire... No, no. Così dovrebbe andare meglio, no? Faccio scivolare il mio banco fino a unirlo a quello di Yuri. Dopodiché, posiziono il libro tra noi due. Ah, penso di sì. Yuri chiude timidamente la sua copia. Ci avviciniamo un altro po', quasi a toccarci le spalle. Uso il braccio destro per tenere aperto il libro, dato che il sinistro darebbe fastidio a Yuri. Ah, così sarà un po' difficile voltare pagina. Aspetta! Yuri allunga il braccio sinistro, tenendo la parte sinistra del libro tra il pollice e l'indice. Ci sono combo di Tekken 8 più facili di questa cosa! Yuri allunga il braccio sinistro, tenendo la parte sinistra del libro tra il pollice e l'indice. Ok, ci sono. Faccio la stessa cosa con la mia mano destra, tenendo così da parte la parte destra del libro. In questo modo giro la pagina e subito dopo Yuri la fa scivolare sotto il suo pollice. Ma, reggendolo così, siamo ancora più vicini di quanto non lo fossimo prima. Il che mi distrae un po'. È come se riuscissi a sentire il calore del viso di Yuri e, in più, riesco a vederla con la coda dell'occhio. Sei pronto? Eh? A voltare pagina? Basta! Basta! Santo cielo. Santo cielo, però. Certo che la carta è proprio tagliente, vero? Oh, scusa, mi sono tagliata! Allora, va bene. Scusa! Penso di essermi distratto un attimo. Lancio un'altra occhiata al viso di Yuri e i nostri sguardi si incrociano. Allora... Ok. Lancio un'altra occhiata al viso di Yuri e i nostri sguardi si incrociano. Non so come riuscirò a tenere il suo passo. Ah, non fa niente. Non sei abituato a leggere così velocemente, vero? Allora. Sab. Sab. Se sei appassionato di anime e non hai imparato a leggere velocemente... Non avrai mai neanche una briciola di rispetto per me. Cioè, da parte mia, non per me. Da parte mia non avrai il minimo rispetto. Sei scarso, inutile. Io ho una velocità di lettura praticamente matrixiana. Anche se ci metti di più, non mi dispiace aspettarti. È il minimo che possa fare, visto che sei stato così paziente con me. Oh, ok. Grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronto a voltare pagina. Do per scontato che lei finisca sempre prima di me. E così le volto al mio ritmo. Continuiamo a leggere il primo capitolo in silenzio. Ciononostante, voltare pagina sembra quasi una conversazione intima. Il mio pollice che lascia cadere delicatamente la pagina dal suo lato e lei che la lascia scivolare sotto il suo. Sai, Yuri,
Potrebbe sembrare una cosa stupida, ma la protagonista mi ricorda un po' te in un certo senso. Eh? È il libro degli arti amputati? No, vero? No, no, non mi immedesimo per niente in lei. Proprio per niente. Davvero? Penso che il modo in cui mette continuamente in dubbio ciò che dice, insomma. Di questo parlavi. Scusa, pensavo che intendessi qualcos'altro. Qualcos'altro? No, 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 nulla. Non siamo ancora arrivati a quel punto. Non so cosa mi sia passato per la testa. Ti senti bene, Yuri? Eh? Da quando abbiamo iniziato a leggere che la vedo un po' agitata. Puoi riposarti se non ti senti bene. Il tuo respiro è un po'... Il mio respiro? Yuri appoggia le mani sul petto, come se volesse sentire il battito del suo cuore. Non l'avevo nemmeno notato. Comunque sto bene. Ho solo bisogno di un po' d'acqua. Va bene, non sforzarti troppo. Yuri si alza in piedi ed esce dalla classe in fretta e furia. Cosa diavolo le prende? Sab? È successo qualcosa? Eh? No, non ne ho idea. Yuri si stava comportando in modo strano. Quindi non sai nulla. No, mi dispiace. Sei preoccupata per lei? Ah, no, non proprio. Volevo solo assicurarmi che tu non le avessi fatto nulla. No, no, certo che no. Ah, non preoccuparti, mi fido di te, scemo. Yuri ogni tanto si comporta così, non è nulla di allarmante. Va bene, se lo dici tu. Comunque, perché non iniziamo a scambiarci le poesie? Eh? Non dovremmo aspettare, Yuri. Ah, potrebbe restare fuori per un po', quindi pensavo di iniziare senza di lei. Per te va bene? Sì, stavo solo chiedendo. Mi alzo in piedi. Memorizzo la pagina a cui sono arrivato e dopodiché ripongo il libro nella borsa. Ci rivediamo, Sab. Come va con le poesie? Bene, credo. Capisco. L'importante è che non stia andando male. Mi fa piacere vedere che ti stai impegnando. Prima o poi riuscirai a scrivere un capolavoro. Non contarci troppo. Non si sa mai. Sai che a Yuri piace questo stile, vero? Guarda che... Yuri ha apprezzato una parola. Uno stile ricco di elementi figurati e simbolismi. Ogni tanto penso che Yuri sia completamente scollegata dalla realtà. Non intendo in senso negativo, però. È solo che a volte ho l'impressione che abbia rinunciato completamente a relazionarsi con le persone. Passa così tanto tempo immersa nei suoi pensieri che probabilmente li trova più interessanti della realtà. Ma è proprio per questo che è così felice quando la tratti con tanta gentilezza. Non penso sia abituata a ricevere tutte queste attenzioni. Sì, esatto, elementi figurati, kawaii, anime zucchero. Guance. Deve patire molto la mancanza di relazioni sociali, quindi devi scusarla se a volte si comporta in quel modo. Come ha fatto prima. Penso che se viene stimolata eccessivamente finisca con l'allontanarsi per rimanere un po' da sola. La vera scena era così. All'improvviso la porta si apre. Yuri, sono tornata. Mi sono persa qualcosa? Niente di che. Beh, abbiamo già iniziato a scambiarci le poesie. Eh? Di già. Scusate se sono arrivata in ritardo. Non c'è bisogno di scusarsi. Abbiamo ancora tutto il pomeriggio davanti, quindi hai fatto bene a prenderti tutto il tempo che ti serviva. Bene, grazie Monica. Suppongo di dover andare a prendere la mia poesia adesso. A ogni modo, ti va di leggere la mia? Mi piace come è venuta, perciò spero che piaccia anche a te. Attenzione. Save me. I colori non luminosi. Bells McCloy.
abbaglianti, ingombranti, penetranti, rosso, verde, blu, un'infinita, infinita cacofonia di rumori senza senso. Il rumore non smette. Violento, gracchia. Cigolanti, stridule, seno, coseno, tangente. Come far sognare, suonare una lavagna su un giradischi. Sì, è quello. Come far suonare un coltello su una cassa toracica. Cancellala. Poesia. Scusa. So che è un po' astratto. Sto solo cercando di... Beh, non importa. Non ha senso cercare di spiegartelo. A ogni modo, ecco il consiglio del giorno. A volte ti ritroverai ad affrontare decisioni difficili. Allora, è Monica. Riesci a sentirmi? Ti prego, fatti sentire. Ti prego, aiutami. E questo era il mio consiglio di oggi. Grazie per l'attenzione. Ma qual è il punto? Cancellala. Lei vuole che noi cancelliamo le altre, ma le cancella lei in primis, perché può farlo. Ha rimosso una variabile, quindi o è lei... Beh, non è poi così terribile, ma è abbastanza deludente rispetto alla tua prima, alla tua ultima poesia. D'altro canto, se fosse stata bella quanto l'ultima, mi sarei arrabbiata sul serio. Beh, diciamo che volevo provare qualcosa di diverso. Mi sembra giusto, sei un novellino, quindi è naturale che tu non abbia ancora trovato il tuo stile. Voglio dire, ciascuno di noi ha uno stile del tutto diverso dalle altre. Magari puoi prendere spunto da noi. Per esempio, ho notato oggi che hai trascorso un po' di tempo con Yuri. Non che mi interessi con chi passi il tuo tempo. In fondo mi hanno insegnato a non aspettarmi nulla dagli altri. Infatti, non è che ti stessi aspettando. Comunque, dovresti perlomeno dare uno sguardo alla mia poesia. Potresti riuscire a imparare qualcosa. Però il fatto è che... non sono persone. E se lo sono, ci è stato rimosso accesso a loro. Perché oggi non sei venuto a leggere con me? Ti stavo aspettando. Ti ho aspettato per tutto questo tempo. Era l'unica cosa che attendevo con ansia oggi. Perché hai rovinato tutto? Preferisci Yuri? Faresti meglio a non frequentarla. Mi stai ascoltando? Yuri è una psicopatica. Questo è vero. Che soffra un po' di psicopatia è comprensibile. Yuri ha delle componenti psicopatiche, questo è vero. Ormai dovrebbe essere evidente. Quindi gioca con me. Piuttosto. D'accordo? Sab, tu non mi odi, vero? Mi odi? Vuoi farmi tornare a casa in lacrime? Questo club è l'unico posto in cui mi sento al sicuro. Non rovinare tutto. Non farlo. Ti prego.
smettila di parlare con Yuri. Gioca con me, piuttosto. È tutto ciò che mi rimane. Gioca con me. Gioca con me. Che stai facendo, Monica? Stai facendo prendere la mano. Cos'era quel sorriso? Dovrei perdere empatia per Natsuki a causa del fatto che me la rendi inumana? Sei una sciocchina. Mi viene una gran voglia di provare a leggere prima con Natsuki rispetto a Yuri e a Monica. Io non ho avuto delle scelte, ho sempre dato priorità a Natsuki in questa strada. Ma sono stato comunque portato a leggere un libro con lei. Che succede? Stavo aspettando questo momento. Vediamo che hai scritto per oggi. Yuri sorride e fa un respiro profondo. Mi basta tenerla in mano per essere felice. Girl, ho scritto una poesia sulle guance e le gomme da cancellare, eh? Cioè, ho scritto una poesia dalla profondità che veramente, probabilmente Bok scriverebbe di meglio. Ah, intendo dire che ti è venuta davvero bene. Ecco, ci sono alcune cose su cui potresti lavorare. Tipo il paragrafo sullo zucchero e le stelle filate. Ma non importa. Ogni cosa scritta da te è preziosa. Che cosa imbarazzante da dire. Passiamo avanti. Ecco la poesia che ho scritto. Non che ti debba piacere per forza. Belin. Scusate. Ruota. Una ruota girevole. Rotazione su un asse. Cigolio. Bullone. Cambio lineare. Cielo che cade. Sette paletti sacri. Una nave attraccata. Un portale per un altro mondo. Una corda sottile legata a una corda spessa. Un'imbragatura spaccata, strappata. Cambio parabolico. Un universo che si espande. Il tempo è controllato dallo scivolone delle ruote dentate. Esistenza di Dio. Questa è un'introduzione, direi, a Yanami. Nuotare in acque libere in tutte le direzioni. Annego. Una preghiera scritta col sangue. Una preghiera scritta con serpenti dagli occhi umani. Divoratori di tempo. Un filo che collega tutti gli occhi degli esseri umani viventi. Un caleidoscopio di paletti sacri. Cambio esponenziale. Un cielo di stelle che esplodono. Dio che smentisce la sua stessa esistenza. Una ruota che gira in sei dimensioni. 40 ingranaggi e il ticchettio di un orologio. Un orologio che segna un secondo per ogni rotazione del pianeta. Un orologio che ticchetta 40 volte ogni volta che ticchetta una seconda volta. Che figata! Un bullone di paletti sacri legati all'esistenza di una nave attraccata in un altro mondo. Un caleidoscopio di sangue scritto in orologi. Una preghiera divoratrice di tempo che collega un cielo di 40 ingranaggi e occhi umani aperti in tutte le direzioni. Un cambio che respira. Un bullone che respira. Una nave che respira. Un portale che respira. Serpenti che respirano. Un dio che respira. Sangue che respira. Paletti sacri che respirano. Occhi umani che respirano. Tempo che respira. Una preghiera che respira. Un cielo che respira. Un ingranaggio che respira. È il più fico! È la cosa più fica che abbia letto! È la cosa più fica che abbia letto fino ad oggi! Bravissima! L'argomento non è importante, anche perché non c'è. Ultimamente mi sento un po' iperattiva, quindi ho dovuto sfogarmi con la tua penna. È che ieri ti è caduta dallo zaino, quindi l'ho portata a casa per tenerla al sicuro e... Ecco, mi piace molto come scrive. Sì, però qui un po' d'ansia ti viene. Anche in tenera età e con gli ormoni a palla, dici... Ok. Cioè... Penso che anche se sei completamente drogato di femmine, lì un po' dici, puoi tenerla. Quindi l'ho usata
per comporre questa poesia. E ora la stai toccando tu. Sto bene! Ma che sto... Potresti far finta che non abbia detto nulla? La poesia puoi tenerla, però. Oh. Sarebbe interessante capire cosa succede se fai di no. Sei obbligato a leggerla. Una barzelletta. Un uomo entrò in un club. Nel club c'era una ragazza a cui piaceva tantissimo. Passarono del tempo insieme e lui iniziò a piacerle sempre di più. Un giorno la ragazza si rese conto di essere innamorata. Prima che potessero succedere dei disastri, un terzo incomodo intervenne con la sua programmazione. All'improvviso, la ragazza odiò se stessa per essersi innamorata. Questa contraddizione causò il deragliamento dello script. L'universo iniziò a collassare, ma lei si uccise giusto in tempo. Chiaro. E tra l'altro, il modo in cui sono scritte quelle poesie sono extra diegetiche, ok, quelle poesie. Ok, ragazzi. Abbiamo finito tutti di scambiarci le poesie, vero? Ho qualcos'altro in programma per oggi. Dovrebbe essere... Il club di letteratura dovrebbe essere un luogo così intimo che ti fa venire voglia di non andartene mai più? Ah, questi dialoghi non sono del tutto gialletti, anzi, sono con delle differenze. Non puoi approfittarti del fatto che Saba ti dia ragione solo perché non è capace di dire di no. Ascolta, Monica. Pensi davvero che siamo entrati nel club con l'intento di stare con altre persone? Yuri addirittura non ha mai parlato finché non è arrivato Saba. E per quanto mi riguarda è solo perché preferisco stare qui piuttosto che a casa. Per di più, Saba non è neanche un appassionato di letteratura. Questo è quanto. Mi dispiace, ma tu sei davvero l'unica che è interessata a trovare nuovi membri. Noi altri siamo a posto così. So che sei la presidentessa, ma dovresti anche prendere in considerazione le nostre opinioni una volta tanto. Oh. Monica è chiaramente rimasta di sasso per le parole di Natsuki. Non è assolutamente vero. Sono certa che anche Saba e Yuri vogliono nuovi membri. Vero? Non so Yuri, ma per me è uguale. Se mostrassi tanto entusiasmo quanto vorrebbe Monica, allora probabilmente starei fingendo. Ma ogni modo, è il momento di mettere una pezza a questa situazione. No. Natsuki ha ragione, non è vero? Questo club non è altro che un posto dove un pugno di persone si riunisce per chiacchierare. Per quale motivo ho pensato che vedeste le cose come le vedo io? Ma non vuol dire che siamo contrari all'ingresso di nuovi membri. Sab, perché sei entrato nel club? Cosa speravi di ottenere? Beh... Non è esattamente qualcosa di cui posso parlare apertamente, vero? In effetti, se non ricordo male, non ti avevo neanche dato la possibilità di scegliere. Monica si siede fissa al suo banco. Che senso ha tutto questo, in fin dei conti? E se fondare questo club fosse stato uno sbaglio? L'hai fatta davvero grossa, Natsuki. Chi? Io? Ho soltanto espresso la mia opinione. È un crimine essere schietti. Non si tratta di essere schietti. Bisogna pesare le parole.
E comunque non hai il diritto di parlare per gli altri membri del club come hai appena fatto. Capisci proprio nulla. Io volevo solo un posto dove potermi sentire a mio agio e passare il tempo con degli amici. È un problema se vedo il club in questo modo. Non ho poi così tanti posti dove poter andare. L'abbiamo scoperto in un modo un po' aggressivo. E adesso Monica vuole portarmelo via. Lei non ti sta portando via proprio nulla. Sì, Sab, me lo sta portando via. Il club non sarà più lo stesso se seguiremo la direzione che vuole intraprendere. Se avessi voluto, sarei potuto entrare in uno stupido club a caso. Ma questo, ecco, almeno per un po' di tempo, le cose qui andavano bene. Natsuki inizia a raccogliere le sue cose. Torno a casa. Qui non mi sento più a mio agio, ora come ora. Natsuki ignora Yuri ed esce dall'aula. Così non va bene. Non so davvero cosa fare. Hai un'opinione sul festival? Non saprei. La cosa mi è abbastanza indifferente, credo. Chi se ne frega di quell'insopportabile mocciosa? Voglio dire, guarda com'è tranquillo il club adesso. E sono così felice con te al mio fianco. A ogni modo, sono la vicepresidentessa. Non è giusto che fuga dalle mie responsabilità in questo modo. Nessuno piangerebbe se si ammazzasse. Yuri. Però il fatto è questo. Questa? Allora, è deliziosamente non banale nel banale. Perché, permettetemi di interpretare quello che sta succedendo. Sì, questi sono effettivamente i pensieri di Yuri, intrusivi, infantili e in parte psicopatici, perché ne soffre chiaramente di psicopatia questa ragazza, ma in parte, non totale, perché appunto si sta legando no, non è vero, può accadere. Sì, è fortemente psicopatica, ma non è Yuri che ci sta mostrando questi pensieri. Non è un suo potere, un'alterazione di sé. Non è il gioco che ci sta guidando nel trovare i frammenti di una psiche distorta. È Monica che ci sta mostrando Yuri in questo modo, alterando la percezione, mostrando l'invisibile perché noi vorrebbe che noi arrivassimo a odiarla. Tu che ne dici, Sab? Cosa vorresti da questo club? Yuri mi ripete la stessa domanda di Monica. Decido che dare una risposta indiretta sarà meglio di niente. Penso che la cosa più importante sia far sì che tutti vadano d'accordo. E che il club offra qualcosa che i suoi membri non possono trovare da nessun'altra parte. Va bene. Non credo che il problema sia la quantità di membri, quanto piuttosto la loro qualità. È questo che renderà il club di letteratura un posto speciale. Capisco. Concordo pienamente. Ogni membro contribuisce con le proprie qualità in un modo speciale. Ogni volta che i membri cambiano, anche l'identità dell'intero club cambia. E non penso che sia necessariamente una cosa negativa. Uscire dalla propria zona di comfort di tanto in tanto, intendo. Quindi, se desideri aiutare Monica con il festival, allora anch'io sono dalla tua parte. Perfetto. Beh, magari domani possiamo parlarne tutti con Natsuki. Yuri annuisce. Ascolta, Yuri, So che ieri tirava una brutta aria, ma devi sapere che penso ancora che tu sia una vice magnifica. E anche un'amica fantastica. Monica, voglio fare tutto il possibile per rendere questo il miglior club di sempre, ok? Anch'io. Bene. Per oggi è tutto, torniamo a casa. Domani parleremo del festival. Ok. Non vedo l'ora. Andiamo, Sab? Ti prego, non pensare male, ma farò due chiacchiere con Sab prima di andarmene. Giusto per sapere cosa ne pensa nei momenti che ha trascorso qui. È importante per me come presidentessa. Yuri sembra un po' turbata, ma non protesta. Ok? Mi fido del tuo giudizio, Monica. Bravissima! Allora ci vediamo domani. A domani. Monica saluta con un cenno Yuri mentre quest'ultima esce dall'aula. Le cose si sono fatte un po' frenetiche negli ultimi tempi, vero? Sab, voglio solo assicurarmi che ti senta a tuo agio. Non sopporterei di vederti insoddisfatto. In quanto presidentessa sento che è una mia responsabilità.
E tu mi stai davvero a cuore, sai? Non mi piace vedere che le altre ti danno problemi. Tra Natsuki che è così cattiva e Yuri che è un po'... Ci siamo capiti. Qualche volta ho la sensazione che io e te siamo le uniche persone reali qui dentro. Capisci cosa intendo dire? Ma è strano, perché da quando sei arrivato qui siamo stati pochissimo insieme. Ecco, tecnicamente sono passati solo un paio di giorni. Non volevo dire cose strane. È che speravo di poter parlare con te di alcune cose. Cose che solo tu puoi capire. Ne sono certa. È per questo che... No, aspetta! No, non ancora! Fermati! Ok. Quindi non ha totale controllo. Ecco perché si comportava in quel modo e cerca di intrudersi, cioè di introdursi. Latte. Non lo ricorda comunque. Sì, certo che ho visto il sangue che usciva dagli occhi di Yuri mentre parlava. A maggior ragione ho parlato di intrusioni demoniche nella rappresentazione dei personaggi. Lo fa apposta. Però, ok. Cazzo, si legge comunque con lei. Come si, ma perché mi chiedete se ho notato Natsuki ora? Ragazzi, è una visual novel. A schermo accade pochissimo. Mi rendo conto di non aver magari osservato sempre tutto il background perché lo ritenevo abbastanza stantio. Ma ci sono poche cose da notare, ok? Non vi preoccupate. Nel senso, non è l'attenzione che mi manca. No worries. Io sono qui perché voglio vedere se... Accidenti, è la stessa cosa. Quindi anche se scelgo sempre lei, anche se è la mia priorità. Stessa cosa. Stessa cosa, eh? Ok, carica partita. Torniamo al presente allora. Torniamo al presente. Email. Ridere. Fragola. Nuvole. Respirare. No! Vaniglia.
comodità. Huh. Huh. Vedo che la buona fanciulla che cerca di liberarsi da qualcosa non sta più interagendo, eh? Oh fuck. Calzini. Papino, eh? Stanno aumentando. Ciao Sab, ti stavo aspettando. Sei pronto per continuare a leggere? Oggi ho portato il mio miglior tè. Monica, ti avevo detto di non... È di nuovo in ritardo? Sconsiderata come al solito, Natsuki. Prego. È proprio necessario interrompere le mie conversazioni con le tue urla incessanti? Di che stai parlando? Lo dici come se lo facessi di continuo. Non stavo prestando attenzione, ok? Mi dispiace. Diamine, che ti prende ultimamente? Guarda... Ho riflettuto un po' su quanto è successo ieri. Sono sembrata un po' più ostile di quanto avrei voluto essere. Credo di essermi sentita minacciata, ma sono consapevole che ciò che stiamo facendo ci riguarda tutti. Avere un membro in più non mi dispiacerebbe, a patto che sia un tipo a posto. Questa volta, però, non mi dispiacerebbe una ragazza. Per cui, Natsuki, a nessuno importa. Perché non vai a cercare qualche moneta sotto i distributori automatici? Ah, è stato detto? Minchia, che persona di merda, Yuri, comunque. Oh cielo, sono di nuovo arrivata per ultima. Ti stavi esercitando di nuovo al piano? Sì. Devi avere davvero un mucchio di determinazione. Prima hai fondato il club e ora stai comunque cercando di ritagliarti il tempo per il pianoforte. Beh, non la definirei proprio determinazione, ma passione. Ok. Abbiamo già dei programmi per oggi. Oh, è così, Yuri? Esatto. Sab è già impegnato a leggere un romanzo insieme a me. Non è Monica la Yandere. Non è Monica la Yandere. Sono già riuscita a farlo appassionare alla letteratura. Io... Credo, volevo solo... Anzi, non importa. Davvero, non importa. Fate come vi pare. Oh no! grazie per la comprensione, Monica. Va bene, devo fare un emote con quello sguardo, comunque. In realtà ho una richiesta da farti. Ti dispiace se prima di iniziare preparo un po' di tè? Oh no, fai pure. Grazie mille. Se c'è una cosa che riesce a rendere ancora migliore il momento della lettura è una bella tazza di tè. E fa star bene noi stessi in aggiunta. Yuri si alza e si dirige verso il ripostiglio. La seguo e la vedo intenta ad afferrare una piccola brocca per l'acqua dal ripiano, una di quelle con il filtro all'interno. Puoi reggerla un secondo? Certo. Yuri mi porge la brocca e va a prendere un bollitore elettrico. Attacco questo alla cattedra e poi vado a prendere un po' d'acqua. Mi passa davanti e posa il bollitore sulla cattedra. Mi limito a guardare ciò che fa. Mi sorprende vedere che il suo modo di camminare è del tutto in contrasto col suo modo di parlare. Soprattutto grazie alle sue lunghe gambe, Yuri sembra elegante e metodica. Bene, potresti passarmi la brocca. Grazie, torno subito. Ah, se vuoi ti accompagno. Non
non c'è bisogno. Resta qui. Non ci metterò molto. Con la brocca in mano, Yuri si affretta a uscire dalla classe. Comunque, Sab incapace. Lui, Sab ha... Cioè, non si è neanche preoccupato di Natsuki. Ma... Yuri ti ha lasciato di nuovo da solo? No, non è come sembra stavolta. È solo andata a riempire la brocca con l'acqua per preparare il tè. Ah, ok. Scusa se ho frainteso. Passano 10 minuti. Yuri ha detto che non ci avrebbe messo molto. Che le sia successo qualcosa. Mi sto annoiando ad aspettare qui seduto, quindi ho deciso di andare a cercarla. Vediamo. Molto probabilmente si trova alla fontanella più vicina. Inizio a camminare lungo il corridoio. Che stai facendo con la brocca? Un po' meno, Yuri, cioè, nel senso... Ok che il liceo è un periodo strano, però tu di degree. Monica, mi salvi. Monica, per favore, mi puoi salvare. Perché se dal corridoio sento questi suoni, vuol dire che la situazione è drammatica. Mamma mia, gli aneddoti che ho sul liceo io. Sulle medie è peggio. Ma pure il liceo, oddio santo. Cristo santo, vabbè. Non voglio raccontarli nemmeno. Mamma mia. Cos'è questo rumore? Viene da dietro l'angolo. Sembra una specie di respiro. Sento un'ispirazione violenta. Come se qualcuno stesse risucchiando l'aria attraverso i denti. Sì, ma è una scuola, ragazzi. Qualcuno si è fatto male. Raggiungo l'angolo del muro e mi sporgo per sbirciare. Yuri? Merda. Far worse. Deve stare perfetto anche se non te ne intendi di te. Allora ne rimarrai ancora più colpito. Ah, immagino di sì. Però Sab è una totale vittima del software, capite? È vero, non è una persona reale. Quindi Monica si sbaglia comunque. Sab non è una persona reale. Yuri afferra la teiera e inizia a misurare le foglie per il tè. Con mia grande sorpresa inizia anche a canticchiare. Devi essere proprio di buon umore in questo momento. È così evidente? Mi sono lasciata un po' andare. E lo hai notato. Ci ho pensato un po' su. E ho deciso che proverò ad esprimermi un po' di più. Non è una cosa così difficile come credevo. Ma solo quando sono insieme a te. Ah. È magnifico, Yuri. Però cerca di non sforzarti troppo. Ti preoccupi sempre per me, Sab. Sei davvero affettuoso. Beh, Yuri non stava scherzando. Non so se riesco a reggere questa situazione. Osservo Yuri intenta versare il tè nelle nostre tazze. Sab, vorrei chiederti un'altra cosa. Ti dispiace se oggi ci sediamo per terra? Eh? Come mai? È più comodo per la mia schiena. Così posso leggere appoggiandomi al muro piuttosto che piegarmi sul banco. Ah, scusa, non avevo capito. Non preoccuparti. È solo che ho spesso dolori alla schiena, quindi cerco di gestirlo in tutti i modi possibili. Davvero? E perché mai? Ma non esageriamo. A causa... un po' meno, nel senso... Non credo che siamo al punto di... Sprite, non mi inganni, nel senso che... Secondo me per avere problemi alla schiena una taglietta manca, eh? A causa della tua postura, giusto? Sei sempre curvata mentre leggi. Sì! Ho una pessima postura quando leggo. Ho il baricentro... Ecco perché dovremmo sederci per terra. Va bene. Vado a prendere il libro allora. Tiro fuori il libro dalla borsa. Ah, ho anche un po' di cioccolata. E una bustina di cioccolatini.
La cioccolata si sposa bene con il tè, quindi riprovo. Adesso ho fame, più di prima. E così io e Yuri ci sediamo contro il muro con le tazze poggiate al lato. Quasi come se fossimo in sincronia, assumiamo la stessa posizione dell'altra volta, reggendo metà libro a testa. Solo che questa, i nostri corpi sono ancora più vicini. Non riesco a vedere bene. Ah! Yuri si avvicina ancora di più, finché le nostre spalle si toccano. Come faccio a concentrarmi sulle letture in questa situazione? Yuri è sempre stata bella, ma ora è anche meno ansiosa. La tua tazza. Scusatemi, ho avuto una scena alla Cappuccetto Rosso. Yuri mi porge la tazza. Reggendola con la mano libera, finisco in una posizione che mi rende ancora più difficile concentrarmi. Perché ora devo stare attento a non toccarle il seno. Intanto, Yuri non ha notato... No, mi dispiace, Sab. Yuri non solo ha notato tutto, ma sta manipolando, pianificando, strutturando e verificando che tutto vada esattamente come la sua... Lasciamo perdere, va. Sul volto ha un'espressione concentrata, per cui posso solo supporre che il mondo intorno a lei sia svanito. Sì. Cerco di concentrarmi sulla lettura con tutte le mie forze. Dopo qualche minuto riesco finalmente a rilassarmi un po'. Appoggio la tazza di tè tra le gambe e armeggio con la bustina dei cioccolatini. Ah, scusa. Lascio un attimo il libro per scartare la busta. Vuoi prenderne quanti ne vuoi? Ah, non fa nulla, non ne voglio. Eh? Sicura? Beh, se li toccassi potrei finire per macchiare le pagine. Oh, hai ragione. Non ci avevo pensato, scusami. Non c'è bisogno di scusarsi. Reggerò io il libro, va bene? Sicura? Certo. Yuri apre il libro con tutte e due le mani. Lo regge affinché io possa leggere senza problemi. Ma così facendo il suo braccio è praticamente appoggiato sulla mia gamba. Beh, in questo caso... Yuri è di nuovo concentrata al massimo sulla lettura. Prendo un cioccolatino e lo... Questa però è meta. Non fa ridere a priori, scusate. Poi ne prendo un altro. E lo porgo a Yuri. Non distoglie lo sguardo dal libro. Si limita a dischiudere le labbra come se fosse tutto nella norma. Questo vuol dire che non posso fermarmi qui! Esitante. Le metto il cioccolatino in bocca. Subito dopo, Yuri chiude le labbra. Eh? L'espressione di Yuri cambia completamente. Oh, ho appena... Yuri mi guarda in cerca di conferma. Sap. Perdonami! Non avrei dovuto farlo. Ah. Yuri inizia a respirare profondamente. Io... Non ce la faccio. Sab? All'improvviso Yuri mi afferra il braccio e mi strattona con forza, facendomi alzare in piedi di colpo. La mia tazza di tè si rovescia per terra. Sab? Il mio cuore. È talmente... Cioè... È talmente tanto una manipolazione, una cosa costruita da lei e contemporaneamente impercettibile da Sab. Assurdo. Figo. Riesco a empatizzare con Sab moltissimo, ma è anche molto... inquietante. Il mio cuore batte all'impazzata, Sab. Non riesco a calmarmi. Non riesco a pensare ad altro. Riesci a sentirlo anche tu? Yuri preme la mia mano contro il suo petto. Thank you.
Natsuki è tornata. Questa va bene. Va bene? Beh, sì. Quasi quanto quella di ieri. Non riesco ancora a capire quanto ti interessi realmente scrivere, ma devo dire che te la stai cavando bene. Anche se passi il tempo esclusivamente con Yuri, penso comunque che sia bello avere delle attività in comune. Quindi farai meglio continuare a lavorare sodo. Voglio dire, so di non essere la presidentessa o la vice, ma ciò non significa che tu sia autorizzato a deludermi, capito? Oh, ok, ora leggi la mia almeno. Giusto per essere chiari, questa poesia significa molto per me. Per cui leggila con attenzione, intesi? Non so come dirlo, ma c'è qualcosa che mi preoccupa. Yuri si sta comportando in modo strano ultimamente. Sei qui solo da qualche giorno, quindi forse non capisci cosa intendo, ma lei normalmente non è così. È sempre stata tranquilla, educata, cortese. Cose così, insomma. Ok, è molto imbarazzante per me, ma sto cercando di farmene una ragione. La verità è che sono davvero preoccupata per lei, ma se provo a parlarle si arrabbierà di nuovo con me. Non so cosa fare. Penso che tu sia l'unica persona che lei abbia voglia di ascoltare. Non capisco perché, ma per favore prova a fare qualcosa. Magari potresti convincerla a rivolgersi a uno psicologo. Ho sempre voluto essere un'amica migliore per lei, per cui mi ferisce davvero vedere quello che sta succedendo. So che mi odierò dopo averlo ammesso, ma in questo momento non mi importa. Mi sento così impotente. Quindi ti prego, vedi se puoi fare qualcosa per aiutarla. Non voglio che le accada niente di male. Ti preparerò dei cupcake, se proprio vuoi. Basta che tu faccia qualcosa. Per quanto riguarda Monica, non so perché, ma sembra non dare importanza alla cosa. È come se preferisse che facessimo finta di nulla. Per questo sono arrabbiata con lei e ho deciso di parlartene. Non farle sapere che ti ho scritto questa roba. Fai finta che ti abbia dato una bella poesia, intesi? Conto su di te. Grazie per aver letto. Ma infatti... Infatti in realtà... Natsuki è la persona più equilibrata e dolce di tutte e quattro, con la edulcorante di Sayori che sta male. Ci ho ripensato. Dimentica quello che hai appena letto. È inutile provare a fare qualcosa. Se Yuri non piace a nessuno è solo colpa sua. Sab, mi stai ascoltando? Tutti questi problemi sparirebbero se tu passassi più tempo con Monica. Io e Yuri siamo troppo fuori di testa per una persona così stupenda come te. D'ora in avanti deve essere solo Monica nei tuoi pensieri. Solo Monica. Solo Monica. Solo Monica. Solo Monica. Sab, temo che tu abbia appena visto qualcosa che non avresti dovuto. Non avrei voluto dirtelo, ma temo di non avere altra scelta. Sta diventando pericoloso per te passare tutto questo tempo insieme a Yuri. Non so perché, ma quando state insieme diventa molto emotiva. Il che di per sé non sarebbe un problema. Tuttavia, quando Yuri si eccita troppo, va a nascondersi da qualche parte per tagliarsi col suo coltellino. Non è una cosa da pazzi. Pensa che ne porta a scuola uno diverso ogni giorno, è come se avesse una collezione. Cioè... Non è mica perché soffre di depressione o robe simili. Semplicemente penso che ne tragga una sorta di piacere. Forse addirittura di tipo sessuale. Comunque, il punto è che sei tu la causa. Non intendo dire che sia colpa tua, ma è proprio per questo che ho dovuto spiegartelo. Perciò, credo che faresti meglio ad allontanarti da lei per il suo bene. E già che ci siamo, non farti problemi a passare un po' più di tempo con me. Senza voler infierire, almeno io ho tutte le rotelle a posto. E so come trattare i membri del mio club. Comunque, mi sono impegnata davvero, davvero tanto, per cui spero che sia efficace. Tieni. Huh.
sono riuscito a sbirciare a malapena l'errore. E sono stato anticipato dalla chat, perché stavo per dire esattamente la stessa cosa. Se lavori da tutta la vita a un PC, se sei cresciuto con lo sviluppo dei sistemi operativi che sono nati insieme a noi, della mia generazione, non puoi cascarci per dei micro dettagli. Ma doveva comunque apparire più tardi, Monica, per tutti gli altri. L'errore comunque riguarda una fuga, escape di qualcosa. Una fuga, un qualcosa. Si sta aggiornando? No. Cavolo, mi ha fatto venire un colpo. Beh, credo di aver combinato un po' un pasticcio, scrivendo questa poesia. Cercavo solo di... Lascia perdere. Andiamo avanti. Merda, volevo fare una foto alla... Volevo fare una foto a... Clippate. Ho accettato di non farlo con i dialoghi in rapida successione. Ma adesso io voglio una clip di quella cosa. Adesso. Parliamone un momento. Non posso guardarvi negli occhi perché sto smanettando col cellulare, ma una cosa che voglio dirvi è che moltissimo di quello che accadrà da ora in poi, ma soprattutto quello che davvero, davvero conta è dove andrà a parare. Stiamo sviluppando un momento nel quale il finale conta più di qualunque altra cosa. Ma sono veramente contento. È un bel progetto. Ha delle grandi idee, nonostante tutto. Ve l'ho detto, riesce a essere con degli schizzi, delle scintille di brillantezza nel banale, e usa il banale come strumento e non come fallimento. È qualcosa che si è costruito banale con una volontà di essere tale. Un po' come, senza fare spoiler, non si sa mai, dovrei poterli fare in questa community perché mi baso sempre su ciò che condivido io e il mio pregresso, ma un po' come l'abuso e l'opulenza, no scusate, non l'opulenza, la bulimia, diciamo, la soffocante quantità di chiamate codec in Sons of Liberty. Chiaro? Semper Fi. Segue due account. Chi sono? L'illustratrice e il director. Ok, il director è già una delle mie persone preferite, perché ho aperto il suo account e la prima cosa che ho letto è lui che corregge qualcuno tra la differenza di roguelike e roguelite. Lui è uno spirito guida, mio fratello. Lo condivido, è esattamente... Cioè, questo è oltre il meta. Il director di Doki Doki ha corretto una settimana fa qualcuno sulla differenza roguelite e roguelite. Roguelike e roguelite. Quindi, capitemi, tra gente brillante ci si capisce. Allora, ok, ma cazzate a parte. Finalmente. Yuri avvicina la mia poesia al suo viso e fa un profondo respiro.
L'amo. L'amo in ogni sua minima parte. Voglio portarmela a casa. Me la regaleresti? Ti supplico. Certo, non vedo il problema. Sei troppo buono, Sav. Non ho mai incontrato nessuno come te. Potrei morire. Non letteralmente, ma non so come descrivere il modo in cui mi sento. Non c'è nulla di male, vero? Non è una cosa negativa, vero? Yuri ti porta la poesia al petto. La porterò a casa e la terrò nella mia stanza. Spero che sarai felice quando smetterai il fatto che ce l'ho io. Ne avrò molta cura. Mi toccherò rileggendola più e più volte. La userò per tagliarmi. Guarda, è più pericoloso di un coltello. In modo che l'olio della tua pelle penetri nel mio flusso sanguigno. Cioè, si è passati da una... Cioè, si è passati, non conoscendo, no? Non sapendo già il progresso, si è passati da un sottotesto di Eros positivo alla roba più... Non sarei riuscito a pensare questa frase nemmeno sotto sfida creativa. Va bene. L'olio della tua pelle... Anche tu puoi avere la mia poesia. Te la puoi arrotolare intorno al cazzo e... Dopo che l'avrai letta, sono certa che vorrai tenerla. Ecco, prendi. Non resisto più. Presto, leggila. Merda. Pericolosa. Ti piace? L'ho scritta per te. E non parla delle emozioni. Un sogno. Stavo vagando di notte in un deposito abbandonato. Mi ero persa e cercavo un'uscita. Volevo solo tornare a casa. Come nel blue screen. Mi imbattei in un'enorme stanza vuota, il cui soffitto e le mura erano celate dalle tenebre più profonde. I miei passi erano rapidi, in modo da raggiungere in fretta l'altro lato. O un muro. Qualsiasi cosa. Di colpo, il terreno sotto i miei piedi scomparve. Caddi in un buco dall'ampiezza indefinita. Precipitai per 5 secondi buoni prima di schiantarmi nell'acqua calda. Dopo aver capito quale fosse il sopra e quale il sotto, riaffiorai. L'aria era umida e il suono del mio annaspare riecheggiava all'infinito. Il mio campo visivo era stato completamente inghiottito dall'oscurità. Con una mano riuscivo a tastare l'umida parete metallica del recipiente. I miei polmoni iniziavano già ad affaticarsi. Questa è una metafora. Questa è una metafora. Ok, ragazzi, è tempo di organizzare i preparativi per il festival. Diamoci una mossa e vediamo di finire in fretta. L'aria stagnante è un tipico presagio che sta per accadere qualcosa di terribile. Sentite, possiamo sbrigarci. Io stamperò e metterò insieme tutti gli opuscoli delle poesie. Natsuki, tu puoi preparare i cupcake. So che almeno quello lo sai fare. Si è stuccata! Yuri, tu puoi... Beh, non importa. Fa quello che vuoi. Monica, non sono mica inutile. Lo so. So già cosa mi piacerebbe fare, comunque. Non possiamo gestire un evento di poesia degno di questo nome senza creare la giusta atmosfera per l'occasione. Quindi preparerò delle decorazioni e piazzerò qualche bella luce soffusa. Ecco, visto? È una bella idea. Bene.
ora abbiamo tutti qualcosa da fare. Eh? E Sab? Sab darà una mano a me. Cosa? A te? Ma sei il compito più facile, Monica. Mi spiace, ma le cose stanno così. Col cavolo! A che gioco stai giocando? Sono d'accordo con Natsuki. Il tuo lavoro è più adatto per una sola persona, mentre il mio è sufficientemente complesso da beneficiare di una mano in più. Anche il mio! Parli dei tuoi cupcake? Ma fammi il piacere. Ma che cazzo ne sai, tu? Non stai facendo altro che trascinare Sabi in giro con te i tuoi stupidi libri. Tu e pure Monica! Ehi! Io non ho fatto un bel niente. Allora perché non lasci decidere Sab chi aiutare invece di abusare del tuo potere? Non sto abusando del mio potere. E invece sì, Monica. Lasciamo scegliere Sab, ok? Ok, d'accordo, va bene. Ora ci saranno tre scelte con Monica, Monica, Monica. Maledizione. Sab, so che sei stufo di queste due. Possiamo? Natsuki, chiudi quella cazzo di bocca e lascialo decidere in pace. Chiudila tu! Cristo santo. Non la finiranno mai. Fai la tua scelta e basta, ok? Ho fatto bene a salvare. Non è vero! No, aspetta, come fa il software a fare una cosa del genere? Lo può fare? Non lo sapevo. Ho dovuto controllare che non mi stesse modificando l'input su Windows. No, 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 no. Questo è un finale migliore. Non mi muovo. Non mi muovo da qui. Io non mi aspettavo di finire la live di oggi così incredibilmente carico. Che spettacolo. Figo. Veramente figo. Buona serata, ragazzi. A più tardi. A stasera. Wow. Ah, mi manca Monica.